Buonasera, stasera ci occuperemo di un luogo che può giustamente definirsi un luogo dell'anima. Si tratta di una bellissima tenuta che si trova a Serrara Fontana e che è stata battezzata la Tenuta dei Mille Anni. Noi abbiamo fatto un percorso video che poi manderemo in onda, ma prima di questo facciamo una chiacchierata con il proprietario, l'avvocato Benedetto Migliaccio, che saluto. Saluto anch'io E tutti quanti ringrazio di voi. essere qui a Tele Ischia. E quindi introduciamo ai telespettatori, prima che poi possano, diciamo, vedere con i loro occhi questa bellissima tenuta. Facciamone un po' una piccola storia, avvocato. Beh, una storia non può prescindere da ciò che è documentato. È documentato che 1.000 anni fa in quelle lande già si coltivava, e con successo, suppongo, la vite. Significa questo che, al di là delle ipotesi greche che non sono documentate, anche se più o meno a poca distanza e compatibilmente con quell'insediamento, ci sono gli insediamenti di Noia e di Calimera che sono certamente di origine greca. Al di là di quello che poi si vede a poca distanza, che è l'insediamento di Nitroli, dove ci sono stati ritrovamenti archeologici che datano la presenza dei romani, la presenza certa dei romani, almeno 1.000 anni fa, quindi volendosi limitare al certo e al definito, questa vigna era già tenuta e fu donata per la redenzione dell'anima dal conte Marino Melusi, della nobilissima contessa Teodora, la di lui moglie, per la redenzione dell'anima al convento dei Benedettini, convento che è scomparso molti anni prima che intervenisse il convento degli Agostiniani, quindi molto prima del 1300. Il documento è datato 1034 e descrive questa tenuta a fianco, come percorsa dalla strada che, risalendo dal mare dei Maronti, mena lungo l'Epomeo, mena fino all'Epomeo. Quindi quello era il percorso che, come poi altre fonti ci rivelano, veniva utilizzato per accedere all'isola d'Ischia dal versante meridionale, si perveniva fino all'Epomeo, ma poi altre persone hanno usato quel percorso lungo il corso dei secoli. Le incontreremo probabilmente più tardi, parleremo dei pirati, degli incursori pitecussani, parleremo degli aragonesi, parleremo dei francesi che volevano vendicarsi degli aragonesi. Insomma, è stata piuttosto trafficata quella strada e quel sito nel corso dell'ultimo millennio, e questo almeno è storia abbastanza documentata. Ecco, e poi questo sito, questo luogo, è stata data, diciamo, una nuova linfa proprio da lei, che insomma ha deciso di farne una tenuta anche dal punto di vista, diciamo, agricolo, nel senso che lì sono state piantate delle viti e si è creato proprio un vigneto che poi darà vita ad un vino, naturalmente. Allora, come nasce in lei questa idea poi di ritornare, insomma, a Serrara Fontana e di far rinascere la tenuta dei mille anni, imprimere questo, diciamo, questa marcia in più? E nasce sicuramente dal cuore, non certamente da un calcolo. Nasce dal cuore, da un cuore forse non dal mio, ma da quello dei miei antenati che avevano una presenza storica su quest'isola, fino a quando, per una brutta storia, mio nonno, sindaco di Barano, prima delle elezioni del 1914, andò via e non volle più metter piede, non volle più tornare sull'isola, né volle esservi sepolto. Quando ero piccolo non si parlava in casa mia di Ischia, non, era quasi una parola tabù, ci sarò venuto 3 volte prima di questa avventura. Però è un luogo che portavo scolpito da dentro, e difatti quando mia moglie mi ha fatto il regalo di attendere mia figlia Benedetta, abbiamo deciso di partire per questa avventura. Si parte per questa avventura, cioè di ritornare ad Ischia, anche al buio.
Però questo era ciò che non potevo accettare e quindi prima di partire per questo bel ritorno sull'isola che mi ha dato tanta felicità, devo dire la verità, sono veramente felice di averlo fatto, di aver fatto questa scelta. Prima di partire ci siamo un po' documentati, abbiamo incontrato una serie di fatti importantissimi. Per esempio anche su questa tenuta c'è una storia bellissima, c'è la storia di un matrimonio che fu quasi il matrimonio del secolo nell'Ottocento, il matrimonio del mio bisnonno, che è il primo figlio del sindaco di Ferrara, Don Antonio Usignurina, il signorino di Ferrara, che era il figlio di Pietro Paolo, il proprietario storico di Ferrara Fondale, il primo figlio maschio, che prese in sposa una donna ricchissima, la mia bisnonna, che era l'unica figlia del sindaco di Quirequense. E per sancire questo matrimonio, come si usava, furono stilati i capitoli nuziali, e nei capitoli nuziali fu portata in dote dal primo figlio di Don Pietro Paolo questa tenuta della Jesca, che all'epoca fu valutata molto più del palazzo che stava sulla piazza di Ferrara. E perché? Perché da questa tenuta nel 1870 si era avuta una grandissima soddisfazione. Il vino di Ischia ebbe il riconoscimento, ebbe la medaglia d'onore all'esposizione nazionale che si era tenuta presso il Ministero Neonato, il Ministero della neonata Regno d'Italia. Quindi era una tenuta importante, era una tenuta che aveva una grande storia. Allora, incontrare tutta questa storia naturalmente non poteva lasciare senza sentimento chiunque volesse fare qualche cosa che nasceva dal cuore, perché quello che abbiamo fatto nasce dal cuore, non certamente da un calcolo. E così è partita questa avventura e sono stato fortunato perché poi ho incontrato Andrea D'Ambra, che è più romantico di me, che è innamorato di questa tenuta quando si è accorto che gli scritti del padre parlavano di questo luogo quasi mitico, noto per l'eccellenza del prodotto, ma ormai abbandonato e quasi con una produzione quasi rarefatta. E così che Andrea ci ha messo tutto quello che ci poteva mettere, anche io ci ho messo quello che potevo metterci. Abbiamo iniziato questa bella scommessa da qualche anno è in corso. Quest'anno forse cominceremo a vagliare, a vedere se è una scommessa che possiamo vincere o una scommessa che insomma si è derivato un azzardo. Però dal punto di vista, diciamo, non solo romantico, ma anche dal punto di vista della realtà concreta, una sfida del genere si incunea in quella che è poi una linea turistica anche culturale, cioè quella di promuovere il paesaggio di Ischia così come era, cioè la sua vocazione originaria. Ebbene, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, e soprattutto io vorrei che tutti quanti noi avessimo, quando parliamo dell'isola, avessimo un rispetto quasi maniacale, perché questa è un'isola che ha dato a tantissimi viaggiatori, a tantissimi ospiti. Spegnilo perché... No, spegnilo.